Arrivati. Scerimo io, Iacovacci, Liliana, Manuscia, Brigitte e Flora, Abitata, Siciliana, Fellini, la Figona, Amora. Poi c'era Fischio, la Fata, Cannelora, Romolo, ho sfrattato e rimbambito, Boccadoro, Amis, a Mezz'ora, a Storta, c'era Sorcio, la Vecchia, Pianto Greco, a Zossa, la Biondona, l'ingegnere, il santo, il verme, il tacker più a capellona. C'era Patacca, Nino, a Tardona, Spogliarello, Cagone, e Ripulito. Chi altro c'era? Maria Soffiona, a Smandrappata, Giglio appassito. Dottore, c'è stava la Cippona, Fusto, la Bettia, Anito, Zio Cinque Sacchi, a Strabidona, Totò Galera, Gigi Impunito, c'era Arbasino, Cagnara, il bandito, Moravia, Pasolini, culo sfranto. Quando alla fine entrorno senza invito il magnaccia con frocio e fu lo schianto. C'è tutto l'Olimpo del cinema convenuto in un salone di Roma per festeggiare i vincitori del premio della critica. Federico Fellini ha fatto la parte del leone. Vinelli, Fellini, Flaiano e Rondi sceneggiatori di Fellini 8 e mezzo. Fellini e Flaiano soggettisti di Fellini 8 e mezzo. A Federico Fellini va l'Oscar per il miglior film straniero, 8 e mezzo. Partiamo per l'America, un sacco di gente, no? Allora c'era Fellini, la Masina, io, Boris Sergas, che era il mio compagno, Flaiano. Allora andiamo tutti sull'aereo, saliamo, partenza, no? A un certo punto mi ricordo che viene questo capo ufficio stampa della Rizzoli a parlare con Fellini e gli dice: sai Federico, c'è Flaiano che non è molto contento, non è molto soddisfatto, c'ha qualche problema, non so. Cioè, ma io che c'entro, disse Fellini, no? Cioè, no, sai, forse se ci potessi parlare tu un momento. Ma dov'è Flaiano? Cioè, sta in turistica. Dice, perché in turistica? Cioè, ma io non so, sono stati presi i biglietti così, credo che lui si sia dispiaciuto di questo fatto. E Fellini non ci voleva andare a trovare Flaiano in turistica, perché stava bene lì e non gli andava di muoversi. Poi probabilmente immaginava il disagio. Però a un certo punto siamo andati tutti a salutare Flaiano in turistica. Era molto sulle sue, molto colpito, distaccato e una persona che si vedeva che soffriva. Poi quando siamo arrivati a New York, tutti cercavano Flaiano è scomparso. E non l'abbiamo più visto, non abbiamo saputo più niente. Lo cercavano tutti, nessuno sapeva dov'era. E da allora Fellini fece delle battute un po' così, dice, ma non capisco che atteggiamento un po' infantile, no? Però se avessero messo lui in turistica chissà cosa avrebbe fatto. Fellini era molto infantile in questo, quindi può darsi che si sia comportato con leggerezza più che con protervia, però Ennio non ne poteva più, si sentiva considerato male, ingiustamente accantonato senza un motivo vero e quindi reagiva un po' in maniera un po' infantile, se vogliamo. Flaiano sopportava molto meno di me questa predominanza di Fellini, che sicuramente la collaborazione nostra l'ha sempre tenuta un po' in ombra, diciamo. Lui a quel punto aveva cominciato quel suo cinema, quel suo modo di raccontare immagini spettacolari, stupende, che sono rimaste le felliniane proprio. Molte di queste bellissime immagini erano fine a se stesse, disancorate da quello che a me interessava come scrittore, come autore, cioè la trama, i personaggi, gli avvenimenti, i sentimenti. E su questo ci siamo, diciamo, non scontrati, ma per la prima volta abbiamo dissentito. Flaiano ha fatto un po' la stessa cosa che ho fatto io, cioè anche lui si è sentito stanco, o Fellini si è sentito stanco di Flaiano. Poi c'è stato un urto molto preciso, come tutti sappiamo, tra Flaiano e Fellini.
insomma, la società si è sciolta. Leggendo le lettere tra Flaiano e Fellini ci si rende conto di quanto fosse intenso e tormentato il loro rapporto. Dopo questa discussione dell'aprile del 64, i due non lavorarono mai più insieme. Li univa l'intreccio di sogni e temi comuni, la fantasia surreale, la pigrizia randagia, il viaggio all'interno della propria stanza. E Roma. Roma come meta della fuga dalla provincia. Non lo so, parto, non lo so. In vettura, in vettura! Vai! Ma che cosa vai a fare allora? Non lo so, devo partire, vado via. Ciao, Moraldo! Ciao! Addio! Addio, Vito! Sono nato a Pescara in un 1910, così lontano e pulito che mi sembra di un altro mondo. Mio padre, commerciante. Io, l'ultimo dei sette figli della sua seconda moglie, Francesca. Una donna angelica che le vicende familiari mi fecero conoscere troppo poco e tardi. A 5 anni fui mandato nelle Marche, a Camerino, presso una famiglia amica che si sarebbe presa cura di me. Vi restai 2 anni. A 7 anni sapevo fare un telegramma. Ho fatto poi anni di pensionato e di collegio in altre città, Fermo, Chieti, Senigallia, persino Brescia. Il 27 ottobre del 1922 partivo per Roma, collegiale, in un treno pieno di fascisti che facevano la marcia. A Roma divenni un pessimo studente e arrivai a stento alla facoltà di architettura, senza terminarla. Nel 1935 l'Italia cerca il suo posto al sole e Flaiano parte per la guerra d'Africa. Lui raccontava appunto che erano partiti allegri e felici come a vivere un'avventura in un film Paramount in bianco e nero d'epoca, pensando di trovare palme e osi, donne che ballavano, e pugnali ricurvi, erano fuori strada, andarono e trovarono un terreno infido, fatto di pietre, di durezza, spietato. La guerra del tenente Flaiano dura poco più di un anno e lascia in eredità un antifascismo amaro e radicato. Questi sono alcuni stralci del diario africano del 26enne Flaiano. Tutti i giornalisti sono d'accordo nel trovare che il cielo dell'Africa è azzurrino, la lontananza vaga, i tramonti fatti di porpora e ore. Gli abitanti vengono uccisi in massa. Le donne e gli uomini asserragliati nella chiesa sono trucidati. Una donna, la più avvenente, viene posseduta in circolo. Poi, nel suo sesso, è introdotto un tizzone. Bella vicina, aspetta e spera che già l'ora s'avvicina. Quando staremo vicino a te, noi te daremo un'altra legge, un altro re. Roma è la mia vera città. A Roma da giovane ho trascorso anni in giro la notte. A Roma ho conosciuto i primi scrittori, i primi artisti, i giovani che facevano la fame e le donne che ci facevano compagnia. Ennio Flaiano l'ho conosciuto subito alla fine della campagna d'Etiopia, 1936 direi, durante un discorso di Mussolini a voce altissima, trasmesso per tutta la città, terrificante addirittura. Ci siamo rifugiati in una libreria all'angolo di Piazza di Spagna con Via del Popolino, una libreria che da anni non c'è più. Abbiamo cominciato a frequentarci, lui aveva
uno studio in via dei Greci a Roma, uno studio dove io stavo, passavo le mie giornate con lui, e poi la sera dovevo tornare a casa da mia madre, così fino a che a un certo punto lui si è stancato di questo fatto che mi doveva ogni sera riaccompagnare a casa, perché di notte non si poteva girare da solo di sera, e allora ci siamo sposati. Questo è successo nel 1940. Negli anni della guerra, Flaiano scrive su molti giornali. I suoi pezzi di critica teatrale e cinematografica rivelano uno sguardo e una penna. Da critico a scrittore di cinema, il passo è breve. La bella confusione del cinema offre a Flaiano la possibilità di scrivere soggetti e sceneggiature, ma non solo. È aiuto regista in Pastor Angelicos, un documentario su Pio XII. Leggenda narra che in una ripresa particolarmente difficile, Flaiano apostrofasse così il Papa. Per favore, Santità, si fermi al segno. Recita anche in un paio di film, Mio figlio professore, di Renato Castellani, e Roma città libera, di Marcello Pagliero, per cui vince il Nastro d'Argento. L'ingresso nel cinema è compiuto. Alle 18 di oggi, nel pomeriggio. Bene. Che c'è? Dottore, una cosa importante. Un momento. E i connotati? Lettera al cinema. Cara Cinecittà. Lettera al cinema. Cara Cinecittà. Caro Cinecittà, alla presente signoria vostra espongo quanto segue. Primo, che ho scritto un film, tutto della mia vita, da quando ero orfano fino al 56. Avventura, duello, amore, con forte tradimento, vendetta, carcere, uscito con l'amnistia. Io potrei farla anche come regista. Comunque a Cludofoto io sono quello in mezzo. Secondo, se non c'è film adatto, mia persona, altezza 1,63, nuotare, carabina, bicicletta, eccetera, va bene anche un posto per guardiano, magari scopare stabilimento, qualsiasi... La vita qua è meglio non parlare. In poco meno di 30 anni, il nome di Flaiano compare in circa 60 film. Sul mestiere di sceneggiatore, in un'intervista, Flaiano disse: «La mia esperienza nel cinema, in fondo, è stata positiva perché mi ha insegnato a non dare importanza alle cose. Certo, avrei potuto trasformare i miei soggetti in altrettanti racconti e romanzi, ma è stato meglio così, perché nel cinema hanno avuto una dimensione più totale». Nel 68 deposita a Los Angeles la sceneggiatura di Melampo, film che non riuscì mai a dirigere. Le tormentate vicende produttive fecero dire a Flaiano: «Melampo mi ha portato alla tomba». Il film venne realizzato da Marco Ferreri con il titolo La Cagna. Quando Flaiano lo vide disse: «Ho visto un film tratto da una mia storia, non l'ho riconosciuto». Lo sceneggiatore è un tale che attacca il padrone dove vuole l'asino. Il cinema offre guadagni, contatti, attività, ma l'editore Leo Longanesi, quasi costringendolo, convince Flaiano a scrivere un libro. «Caro Flaiano, non ho più sue notizie da tempo, voglio assolutamente pubblicare qualcosa di suo. Si metta sotto e me lo mandi, faremo uscire in dicembre. Mi scriva, vecchio indolente. Molti cordiali saluti, suo affezionatissimo Leo Longanesi». Votazione per il premio letterario Strega degli amici della Domenica, cioè dei frequentatori del salotto di Maria Bellonci. Eccola con Giacomo De Benedetti. Si vota Massimo Bontempelli, Alberto Moravia, Anna Proclever. Questo è il premio Strega del 1948. Lo vinse Vincenzo Cardarelli, che era stato maestro di Indignazione e di Vita di Ennio Flaiano. L'anno prima, invece, l'aveva vinto lui. Flaiano proclama vincitore Vincenzo Cardarelli.
cominciato a scrivere molto tardi, senza mai pensare alla narrativa. Nell'inverno del 46, trovandomi solo a Milano, ho scritto il mio primo e unico romanzo. Era La mia Africa, adattata ai miei panni, un apologo. Tempo di uccidere. Il libro vinse un premio. La critica lo accolse bene, male, tiepidamente. Un critico scrisse che mi aspettava la seconda prova. Sta ancora aspettando. Avevo letto all'uscita, direi proprio, del libro, del grande successo del libro, col premio Strega. Da ragazzo non potevo non essere attratto da un libro di quale tanto si parlava, ma che raccontava, per la prima volta leggevo un'Africa, questa avventura italiana in Africa, in un modo così straordinariamente sofferto. L'attenzione a un racconto nostro dell'avventura coloniale mi affascinava, da una parte. Dall'altra io ci ho pensato, sì, è vero, come tanti, non come tanti altri colleghi, di realizzare questo film. E poi arrivarono i sopralluoghi. E sopralluoghi fu un'altra conferma che quel mondo era sopralluogo, attento e felice mio e del produttore. E dovemmo rinunciare. Ci dissero l'autorità, anche il nostro ambasciatore, no, è troppo rischioso. E questo scontro forte tra etiopi e eritrei ha creato sempre delle difficoltà per delle riprese in quel luogo deputato, nei veri posti. Andammo in Kenya. Allora, dopo alcuni giorni di tentativi in Kenya, ci siamo trasferiti in Zimbabwe. Poi c'è il mare, l'Africa finisce. There's a lot of money missing. La realizzazione di Tempo di uccidere, il film di Giuliano Montaldo del 1989, è stata, parafrasando Flaiano, un altro diario degli errori, fatto di location impossibili e divi americani. Inoltre, ma forse gli autori non lo sapevano, non venne considerato il trattamento che Flaiano aveva già scritto nel 1951 per Jules Dassin. E io sentivo che purtroppo stavo tradendo, tra virgolette, il grande Ennio. E sono stato molto male. Dopo, così male, che per molti anni non ho più fatto film. Nel 49 Pannunzio mi chiamò a redattore al Mondo. Vi tenni una rubrica che poi raccolsi in un volume, Diario Notturno, insieme ad altri scritti. L'ambiente letterario di quegli anni era fatto di suoi amici, di persone di prim'ordine, con le quali aveva una familiarità e un'amicizia, prima che una stima professionale. Si trovavano, io mi riferisco all'ultimo periodo, prima c'era Via Veneto, ma poi ci fu Piazza del Popolo, Rosati. Rosati era a un certo punto della storia di quella Roma un po' inventata e un po' falsificata anche dal cinema, punto di riferimento preciso, era importante. E una battuta di Flaiano arrivando e indicando Rosati, che nel frattempo si era riempito di funzionari televisivi, di galoppini, di agenti, e lui indicando questi in qualche modo abusivi, disse: guardali, credono di essere noi. Una battuta di una tristezza infinita, ma vera.
nel 59, un altro volume di racconti e poi una commedia, Un marziano a Roma. La sola cosa che mi piace è che andò male. E poi ho avuto la grande catastrofe del marziano a Roma, una battaglia perduta, una delle ultime grandi battaglie con urli, insulti, lanci di oggetti, in cui lui era delizioso perché in effetti fu ferito molto. Mi ricordo che il primo atto finì così in un silenzio e lui era tutto rosso, diceva sono calmissimo, sono calmissimo, diceva mi pare che l'abbiamo presi per la coda. E disse ma io non lo so, infatti il secondo atto si scatenò un uragano di roba. C'ero alla prima io a Milano. E ho sentito i fischi, le pernacchie. Lo spettacolo era curioso, molto strano, era una sorpresa per un pubblico tradizionale, quale quello milanese di quell'anno. E fu fischiato, fu proprio maltrattato dalla platea. Ma Flaiano era come se lo sapesse. Era come se avesse una conferma, come se si fosse tranquillizzato. Oh, allora avevo ragione io a dire che non è così che si fa. E c'era una bella atmosfera. Gassman, grande signore, grande personaggio di grande correttezza, disse io adesso cambio. Ma no, lascia perdere. Va già male così. Oh, lasciamolo morire di morte naturale. Però era uno spettacolo strano, era uno spettacolo innovativo, con dentro alcune cose strepitose. Siamo andati a vedere quella commedia di un russo che ha il titolo di uno stabilimento, il Miraggio, no, l'Oasi, la Conchiglia, ah no, il Gabbiano. Il Marziano a Roma è veramente, come dire, un identikit di cosa può essere. I romani hanno visto tutto, questa è la grandezza di aver colto così bene da uno straniero, perché venire da Pescara a Roma, secondo me lui l'ha vissuta come uno che va in un'altra patria. E Roma, io lo dico da genovese calato a Roma, anch'io ho vissuto alcuni momenti incredibili. La prima volta che arrivo a Roma faccio una passeggiata, volevo vedere Porta Pia, la Breccia, una delusione tremenda, faccio, perché non c'è niente, e faccio due passi in via Nomentana, c'è un ragazzino, avrà avuto 5 anni, con triciclo, che sta per andare in una delle inevitabili buche romane. Gli dico attento, con voce a Cispadano, attento ragazzino, lì la buca, oh fatti i cazzi tua, questo mi ha risposto. Un ragazzino di 6 anni, quel giorno anch'io capii, come Flaiano, che ero arrivato a Roma. Accidia, ira, avarizia, lussuria, gola, esquilino e viminale. Lo raggiungo a casa sua e ci mettiamo con un tavolinetto nel giardino del suo studio e con la macchina da scrivere. Era il giorno di Ferragosto, non c'era nessuno a Roma, erano tutti sulle 600. E a Roma c'eravamo solo io e lui e dovevamo scrivere qualcosa da portare il giorno dopo, non c'era niente da fare e ci siamo messi in questo giardinetto tentando una parodia di lavoro e dopo un po' io mi accorgo, mi sento osservato, non c'era nessuno però, e alzando gli occhi ho visto lungo una rete di recinzione che divideva il giardinetto dalla strada, aggrappati alla rete dei ragazzini e ci guardavano, e erano una decina. E ho pensato qui qualcosa succederà, infatti dopo un po' è arrivato un urlo di uno di loro, una sentenza, afroci, che effettivamente ci ha colto un po' in contropiede. In effetti eravamo fuori da una norma, il giorno di Ferragosto, un giardinetto, dufroci, chi potevano essere? Ecco, e Flaiano disse, ma aspettavo di peggio. E questo era Ennio, quando reagiva in questa sua maniera civilissima e ironica alle cose che succedevano intorno. Io tengo spesso le parole, i pensieri, i flaianei sulla mia scrivania, perché fanno bene, io ricordo anche ogni tanto. Mi viene in mente alcune, come dice, l'insuccesso gli ha dato la testa, che sono cose magnifiche. Ma ce n'è una che mi ha fatto riflettere,
perché è scritta molti, ma molti anni fa, e dice: fra 30 anni l'Italia non sarà come l'avranno fatta i governi, ma come l'avrà fatta la televisione. Flaiano. Il telegiornale. Signore e signori, la trasmissione è stata sospesa per ragioni tecniche. Tra qualche giorno, sopita l'ultima minaccia, terminato il lutto per qualche catastrofe o terremoto, riprenderemo i nostri giochi di società che danno alla nostra vita nazionale quel senso di vivacità che tanto ci lusinga. Cercheremo di venire incontro agli esibitori, terremo qualche processo piccante, pubblicheremo le vostre memorie, compreremo calciatori stranieri. L'essenziale è arrivare con fiducia alla prossima estate. Dopodiché, riaperti i concorsi di bellezza, i premi letterari, i festival e le danze, potremmo affermare a fronte alta che all'estero ci invidiano la nostra allegria. Cos'è questo lampo di felicità che mi fa tremare, mi ridà forza, vita? Marcello, come here! Hurry up! Sai che facciamo invece? Partiamo. Andiamo in Brasile, eh? Prendiamo un piroscafo. È una festa la vita, viviamola insieme. Volete usarmi la cortesia di dirmi dove mi trovo? Sono una certa Iperbole, questo io lo chiamo il mio appartamento. Lavoratori! Lavoratori della banda! Mi viene incontro un anziano generico che da anni, in questa rinascita storico-biblico-mitologica della nostra cinematografia, passa da un film all'altro senza nemmeno cambiarsi la truccatura. È un saggio a Tebe, un arconte ad Atene, un consigliere alla corte dei faraoni, un sacerdote a Babilonia, a Creta è guardiano del labirinto, nell'Olimpo è Saturno, in Galilea è un apostolo. Mi chiede un piccolo prestito. Ma non stai lavorando? Gli chiedo io. Allarga le braccia, desolato. Dovrei fare un senatore, ma a settembre. Il cinema ha vissuto come un negozio, come un grande magazzino, ecco. Però, insomma, lui si è trovato anche bene. Io credo che si sia anche divertito. A lui piaceva, credo, per me pare di ricordare, il mondo del cinema, questo mondo di miserie, di grandezze, di arroganza, di imbecillità, tutto l'insieme di certe cose. Quelle poche esperienze che io ho avuto con Flaiano al cinema, ci siamo divertiti molto proprio a scrivere un soggetto, mi ricordo, proprio perché lavoravamo con un certo produttore molto buffo, più che altro passavamo il tempo a ridere di questo produttore e a caratterizzarne soprattutto Flaiano, i difetti e le caratteristiche, ma quindi in questo senso credo che lui amasse il cinema e amasse quindi il lavoro del cinema. Notte romana. Tutti si sono divertiti follemente. Non potevano mancare le solite ragazze che si tuffavano vestite nella piscina. Il più elettrizzato di tutti appariva Federico Fellini, lui, il severo fustigatore di questa nostra corrotta società. Poi il Boegno era proprio...
era proprio l'amico, l'amico che tutti vorrebbero avere, un punto di riferimento. Di tutti gli amici scomparsi è quello che è meno scomparso di tutti, se ci rifletti, perché continuamente c'è il desiderio di commentare con lui qualche cosa, come si sarebbe riso su una certa cosa o come ci sarebbe esageratamente spaventati su un'altra, insomma. Da quel miscuglio di complicità, di solidarietà, di permalosità, anche l'amicizia inteso come rapporto d'amanti, quindi tra me e Ennio ci sono state delle interruzioni nel nostro rapporto d'amicizia durate anni per un equivoco ridicolo, per qualche cosa che aveva creduto di interpretare come offesa. Io a mia volta mi sentivo offeso perché lui si era offeso, quindi spiegazioni impossibili, conciliazioni altrettanto così coinvolgenti. Insomma, era un carissimo amico. Un giorno intero di silenzi, mentre uno disegnava e l'altro anche, uno scriveva le sue meravigliose storie, poi magari alla fine di questa giornata magari uno dei due diceva: e se la chiamassimo Saraghina lei? Perfetto. Ecco, quel giorno nasceva un nome che però entrava nella storia del cinema. Saraghina non è una cosa qualunque, un personaggio mitico. Intenso nel senso della consuetudine quotidiana, ma anche lì per scrivere un film ci mettevano un anno e mezzo, due, una lentezza, poi rimandavano continuamente. Evidentemente poi facevano scintille insieme, no? Scrivevano delle cose meravigliose, davano il meglio di sé. Uscii e corsi al bar Margherita dai miei amici e dissi: guardate che il cinema non è la cosa che abbiamo visto fino ad oggi, il cinema è un'altra cosa. E il cinema incomincia da qui, incomincia da Fellini 8:30. In una lettera che scrive a Tullio Kezic, Flaiano parla così del proprio rapporto con Fellini. Le nostre storie non rispettano unità di azione, di tempo e di luogo e si svolgono in un apparente disordine che ci è sempre stato rimproverato. Sospettiamo degli schemi e ci piace arrivare a stabilire i fatti attraverso i turbamenti, gli sgomenti improvvisi, le trionfali certezze, le disperazioni dei nostri personaggi. Nel mondo poetico felliniano non mi ritaglio nessuna fetta. Un film non è un picnic finito il quale ognuno riporta a casa i suoi cesti vuoti e gli avanzi. In Fellini ammiro la capacità di scegliere il suo materiale e saperlo prendere, se occorre, dove lo trova. Anche il furto, in questi casi, è un tentativo di mettere ordine nel caos. Probabilmente questo è il più celebre dialogo di Intervista, il film di Fellini del 1987. Pace. Che vuoi? Vattela piander culo. Gli stessi operai compaiono con gli stessi nomi e le stesse battute né La conversazione continuamente interrotta, l'ultimo testo teatrale di Flaiano. Che vuoi? No, 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 basta. Basta, io mi vesto, io esco. Basta. Ma no! Nella primavera del 64, l'aereo in volo tra Roma e New York separava le carriere e le vite. Fellini proseguiva senza Flaiano e Flaiano senza Fellini. Erano bravi prima e rimasero bravi dopo. Insieme però avevano realizzato visioni memorabili, straordinarie, universali. Con 8:30 si chiude un'epoca e se ne apre un'altra. E il cinema non fu più lo stesso. Io stesso, che ho avuto l'occasione, la fortuna di conoscere bene Flaiano in tante occasioni, di diventare veramente suo amico, non riesco a dare un'immagine sola, definitiva, proprio perché Flaiano era caratterizzato sia come uomo che come artista da una ambiguità tipica dell'artista sottile, da una ironia continua, da un gioco vario. Va recuperato, secondo me, Flaiano attraverso un gioco di specchi molteplici. Per quello che mi riguarda, se dovessi dare una definizione, credo che tu me la chieda,
su chi io sia, se giornalista o scrittore, io ti risponderò, vorrei essere un cronista. Era un uomo di grande sensibilità, timido, scontroso, un po' introverso. C'è quella frase che dice un cane sciolto. Forse questo per me era il suo aspetto più attraente, cioè la sua assoluta libertà, il fatto di non dipendere da niente e da nessuno se non da se stesso. Questo popolo di santi, di poeti, di navigatori, di nipoti e di cognati. Io a Neo Flaiano in realtà non l'ho mai conosciuto personalmente, anche se gli debbo indirettamente questa scelta professionale che mi ha portato attraverso questi qui oggi, nel senso che un film scritto da Ennio Flaiano, non solo da Ennio Flaiano, ma soprattutto probabilmente da Ennio Flaiano, che era appunto 8 e mezzo di Federico Fellini, fu il film che mi convinse che il cinema poteva essere la seconda chance della mia vita. Da quel momento io e gli amici del Bar Margherita incominciamo a scrivere lettere disperate, accorate a tutti i possibili cineasti reperibili attraverso gli elenchi del telefono di Piazza Minghetti dell'ufficio delle poste. Andavamo a Pagine Gialle, leggevamo produzione e scrivevamo a tutti, caro amico, cercando di essere i più elogiativi possibili. Non ci rispose nessuno. Ennio Flaiano si distinse invece da tutti gli altri in quanto ci rispose e ci scrisse una lettera molto succinta, molto concisa, che non ammetteva repliche, nel senso che ci scrisse non scrivetemi più. Leggere è niente. Il difficile è dimenticare quello che si è letto. Flaiano, come tutte le persone geniali, cercava di lavorare il meno possibile. Gli piaceva molto stare con la gente, parlare, scherzare, ma difendeva la propria pigrizia con grande intelligenza e anche questo mi piaceva di Flaiano, questa sua strenua difesa del tempo perso, che è sempre tempo dedicato alla vita, al pensiero, alla cultura. Non c'è che una stagione, l'estate. Tanto bella che le altre le girano attorno. L'autunno la ricorda, l'inverno la invoca, la primavera l'invidia e tenta puerilmente di guastarla. Io l'ho conosciuto umanamente ed era un personaggio molto gentile, molto malinconico, molto meno spiritoso di quello che era quando scriveva nel contatto con gli altri. Cioè una persona, direi, che si presentava sempre con molta lievità. Dopo la sua morte sono usciti molti libri suoi che rivelano non degli aspetti inconsueti, perché c'è una grande fedeltà di Flaiano a se stesso, ma ancora confermano la straordinaria genialità di questo autore. Io scrivo per non essere incluso. Mi si fa notare che ho una certa propensione per il genere satirico. Oggi però la satira ha uno svantaggio, è quello di essere superata dalla realtà. Un uomo incredibile, un lettore del suo tempo e del tempo che verrà, non da poco, di grande spessore. Io naturalmente la prima volta che l'ho incontrato, lo incontrai in un'agenzia della William Morris, di attori, registi e sceneggiatori, e di istinto, non lo conoscevo, ma di istinto gli feci un grande sorriso, e ehi, evviva, eccessivo forse, perché lui mi guardò con un certo distacco, anzi mettendo, come dire, un bel due metri di distanza tra me e lui. Rimasi interdetto, poi scoprì più tardi che il suo carattere era, in quel periodo soprattutto, era molto chiuso, molto provato da problemi personali, da problemi di famiglia. Nel 1942 era nata Luisa, detta Lelè, l'unica figlia di Ennio e Rosetta. Flaiano iniziò a scrivere un diario privato in cui annotava tutti i piccoli fatti che riguardavano la vita della bambina. Il diario si interrompe bruscamente nel momento in cui la piccola viene colpita da una grave malattia. È successo che ha avuto a
4 mesi un'encefalite, allora non c'erano i farmaci per l'encefalite. E l'encefalite le ha lasciato questa minorazione. Se no era una bella creatura, una bella bambina. Sono venute dopo le cure per l'epilessia. E a un certo punto volevo che lui si liberasse di noi. Pensavo che sarebbe stato meglio che si trovasse una compagna diversa. E allora avevo intenzione di lasciarlo. E ho accettato questo incarico per l'Università di Ginevra. E poi sono tornata, è venuto a prendermi. Quando ha capito che non volevo più tornare, mi ha lasciato finire l'anno accademico e poi è venuto di corsa a prendermi, mi ha riportato a casa. Non ci voleva perdere. Forse ha fatto male. È stato molto... ha sofferto molto per questa figlia. Il suo nome? Suzanne. È suo questo quadro? Sì. Che cosa rappresenta? È una casa qui in città. Ah, e là c'è un aereo. Sì. Sa che è molto bello quello che ha fatto? Sì. Lei sa allora che è molto bello? Sì. Mi spieghi, chi sono tutti questi uomini che sono sul tetto? Sono degli uccelli. Ah, degli uccelli, non sono degli uomini. Quell'uccello viola, che cos'è? È una farfalla. Ah, una farfalla. I giornali riportano oggi questo esempio di civiltà. La notizia che un atelier d'arte di giovani ritardati mentali, il Filo d'Arianna, ha vinto il concorso nazionale per l'arredamento del nuovo ufficio del capo del governo. E questo è il grande tappeto del concorso, sì, al quale lei lavora con Suzanne, no? Immagino. Sì. Lo fate in equipe? Sì. E voglio farle vedere la Malbaie. La Malbaie? Il lago? Sì, questa è la Malbaie. Nell'ultima intervista della sua vita, Flaiano disse: l'amore ha vari gradi. C'è quello che capiscono tutti, che è la masturbazione. Quello è un atto d'amore, ma verso se stessi. Poi ce n'è un altro che consiste nel far partecipare un partner, desiderare di avere dei figli. Poi ce n'è un altro, quello che io ho per mia figlia, o quello che ha mia moglie per mia figlia, che è un amore purissimo. Il sorriso di questa bambina, la carezza di questa bambina, l'esistenza di questa bambina è un fatto nostro, è una nostra creazione. Credo che quello è amore. Amare una persona così è già importante, già ti dà una certa forza. Senti che è vero quello che fai. Io non invidio nessuno oggi. A questo punto della mia vita non invidio chi ha bei figli, chi ha belle case, chi ha beni. Io non invidio nessuno. Vorrei stare con pochi, vorrei non avere neanche questi libri, perché cominciano già a dare fastidio. Pochissimi libri. Avere la possibilità di incontrare degli amici, di parlare. Credo di avere imparato da lui, senza lezioni noiose e pedantesche, dell'ironia elegante, il fatto che a volte la grandezza viene dalle cose piccole. Aveva dei, come dire, in un certo qual modo era anche vagamente cecoviano, e quindi una musica sottile e di grandissima intonazione, e poi una lezione di saggezza. Ti dirò, l'ultima volta che l'ho visto era in un residence a Roma dove viveva, aveva scelto un residence fra i più neutri, grigi, e non c'erano quasi mobili tra negli indispensabili, aveva in terra una pila di libri, 10-12 libri, mi ha detto: vedi Vittorio, ho ridotto tutto così, se ne elimino altri 5 o 6 sono arrivato alla vera saggezza. Ciao, la sua ultima lettera, un biglietto in cui mi comunica l'indirizzo di un residence dove si era rifugiato, ed è proprio quasi un addio, cioè quando mandi un indirizzo è una richiesta di aiuto in qualche modo, e io avevo deciso di venirlo a incontrare, ma poi non so perché non sono potuto venire a Roma. E niente, non ci siamo più visti. Quando lui è venuto a mancare, io ero a Torino
per fare uno di quei lavori stupidi che lui tentava di non fare, ma che io continuavo a fare perché non ero lui. Il 20 novembre 1972 Ennio Flaiano muore a Roma dopo un secondo infarto. Il calabrone entra nella stanza illuminata. Va a battere velocemente contro la lampada, le pareti, i mobili. Rumore secco delle sue zuccate. Dopo un po' si alza, ricomincia contro la lampada, le pareti, i vetri e da capo contro la lampada. Infine cade sul tavolo, zampe all'aria e la mattina dopo è secco, leggero, morto. Non ha capito niente. Ma non si può dire che non abbia tentato. Facciamo questo gioco. Quando, allora, sopra alla spiaggia di Mastino passavano gli aerei perché la rotta di quegli anni prevedeva questo passaggio. Passavano gli aerei di linea che atterravano a Fiumicino. E allora il gioco era questo. Lui, senza alzare gli occhi, guardando l'orologio, diceva Olympic Airways. Ed era l'Olympic Airways, sull'orario, cioè conosceva gli orari di tutti i voli internazionali, perché il sogno suo era partire, e appena possibile lo faceva, meno di quanto desiderasse, ma a lui piaceva molto questo gioco. Chissà se Flaiano aveva in mente di continuare questo gioco scegliendo di farsi seppellire nel piccolo cimitero di Maccarese, vicino al mare tanto amato di Fregene. E là, che è sepolto sotto le rotte degli aerei, vicino a Lelè e a Rosetta. Presunzione credere che gli altri si gioverebbero dello squallido catalogo dei suoi errori. E a lei che cosa importa cucire insieme i brandelli della sua vita, i suoi vaghi ricordi o i volti delle persone che non ha saputo amare mai? E così anche questo è finito. Ah, com'è lunga fare una barca con gli appunti. Ci deve essere un sasso, ce l'ho detto dentro, no? Così naviga un po' meglio. Gli appunti che restano e che ormai sono inutilizzabili, appunti su persone, su cosa viste appena di sfuggita, e che meritavano di essere riprese, forse. Una volta il poeta Ungaretti, dopo una gita in campagna, disse: che abbiamo visto? Un cavallo, una formica, una nuvola. Che cosa possiamo aggiungere noi? Che abbiamo visto? Qualche vecchio amico
qualche nuovo amico. Ne abbiamo visto molte nuvole. Thank you.